completamente il tempo e questa nella prova. A tuo rischio e pericolo, te lo dico. Questo libro è il tuo diario di prigioniero? Lo è, ma contiene cose un po' strane. Oh, quello voglio leggerlo, eh. Ora uno. Nove pagine. Ora uno, tutto tranquillo, nessun sintomo di pazzia. Non c'è niente che si muova o parli, che tristezza. Ma sai cosa mi sembra? Sì. Anna, te lo ricordi i 60 secondi? Voi ve lo ricordate sì, sicuramente. Sì, sembra bravo, è la stessa identica cosa. Quel gioco dove c'era l'apocalisse, rimanevano chiusi nel bunker e scrivevano. Bunker. Giorno uno, abbiamo preso la banana. Giorno due, Tim è uscito e è morto. Giorno tre... Ma mai, quello era un Timmy. Avventuriero, Timmy. Eh sì, poi c'era la figlia, Mariangela, là. E quella si perdeva giorno sempre. Quattro si... Mariangela è scappata perché non le abbiamo dato da chissà bere. Come mai. Ora due, non so quanto tempo sia passato in realtà, però per passare il tempo ho dato un nome a Spooky, il teschio, ecco, faccina felice. È lui, grande amico, grande quindi amico. Quindi vissuto di... un attimo di gioia, vedo, no? Ti tantissimo, sei sentito bene. Ero contento, l'apice della mia felicità. Ok, quindi dopo va tutto a calare. Va un po' male. Dipende ora tre. Il tempo passa davvero velocemente e infatti è arrivato anche lo zio Bobby e la sorella di Spooky che si chiama Lily. Gente di poche parole, sono tutto innocuato. Cheat Alex. Perché giustamente bisognerebbe anche mutarti l'audio, perché tu devi essere isolato da tutto, anche dall'audio nostro. C'è proprio una cosa totale. No, quello è senti, ma poi Spooky no. È questo, no? Sì. Lily, chi è la zucca? Ecco, sì, ce l'ho. Non riesco. Lili, fai la brava. Eccola qui. Ecco, Lili. Ti stai preparando per. È diventato grave, eh? No, non c'è in pubblico. C'è del feeling con Lili. Non toccare Lili, per favore. Ma c'è anche. Mia. Ho letto anche un altro nome. Bobby? Zio Bobby. Sì, è la torcia qua. Puoi farci tante cose con la torcia. Però Bobby è un po', capito? Che bella avventura. Ma senti, ma tu lo sai che se combini lo zio Bobby con Lily viene fuori altra cosa. Wow, facciamo. No, però non voglio. Viene non fuori posso. Libby. Non vuoi, certo. Viene fuori Libby. Eh no, però poi avrebbe meno amici. Non quindi... vogliamo farlo, vero? Secondo me, a parte che adesso che l'hai appoggiata a terra, no, fini... E infatti è finita. Non te la puoi più mettere in testa. Vabbè, dai, non fa nulla. Leggo avanti, eh. La sorella Lily è una vera porca. No, questo non si legge. No, questo non si legge mai, ho sbagliato. Ma cosa hai scritto? No, me l'ha preso bene, ho capito la solitudine, ho scritto le parole, ma la sorella Lily è davvero una porca. Wow, aiuto. Interessante, no. Però. Wow. Sbunga baronga gonga. Bunga ram ram. Cioè qua la pazzia è stata quello bruttissima. È il momento in cui è stato silenzioso, ecco che stava a ora sei. Spooky Scary Skeleton AU ballo di gruppo, forza ragazzi, grande festa qua dentro. Hey. Gelato al cioccolato. Vabbè, ma tutte quelle che conosce, scritto. Cioè qua un attimo, ma allora sei dov'è? Allora, infatti sei skippato un'ora? Cioè, sì. Sei stato 2 ore a fare quelle cose con Lily? Dai, sì, ho perso tempo. Ora sei, ma comunque allora sei, sei proprio sbroccato, eh. Ragazzi, ci sono usciti di testa. Mancano ancora 10 ore. Ora che ho fatto con Lily. Tiratemi fuori da qui, non ce la faccio più. Aiuto. Piadina, sasso, ma stai giocando a carta, forbice, sasso con le cose inanimate? Devo ammazzare il tempo, ci ho giocato di brutto, ho anche vinto, eh. Piadina, sasso, spooky, forbici, vittoria. Piadina, carta, spooky, sasso, vittoria. Raga, sono troppo forte. Piadina, carta, Lily, forbici, sconfitta. Questa è sgaravata. Ma è rottissima, è potente. Non ne ho vinta una con questa. Ma poi hai iniziato a dare i numeri random. 1, 2, 4. Stavi contando niente. I minuti? Sì, ma è andato male, non so contare. Ora 2033. Sono innocente, sono innocente. Dai, questo sembra Shining, però. Mamma mia, c'è questo fuori. Guarda, innocente, sono. Apritemi, per favore, aprite la porta. Apriteci. Mi dispiace, tu devi ancora rimanere qui. Ok, una cosa, un regalo solo, un solo dono, una cosa, una richiesta. Sono tornato, dimmi. Un accendino, perché qua fa freddo? No. Un accendino. No. Mi dispiace, potresti usarlo. Solo... Arrivederci. Magari potremmo dargli un'altra cosa per fargli compagnia oltre a Lily, sì, no? Sì, questo un melone, sì, tipo un melone. Questo lo possiamo fare. Allora, chi ha manevrato la leva al posto mio che non lo dovete fare mai? Ecco, hai fatto male. Io pensavo che dovevo chiudere. Allora, io pensavo che tu, se continui a fare così, ti strappo i denti davanti e ci facciamo e un li metto buco dietro. E li mettiamo nel sedere. Tipo. Voglio vedere. Che ti prego. Mi allontano da quella leva immediatamente. Aiuto. Vediamo un po'. Come regalo, Cico, dammi il tuo binocolo. Ma veramente? Wow, sì, ma scusa, quello, voglio quello anche, è serio. No. Adesso ci vado anch'io dentro, però. Non puoi darglielo. Tieni, questo binocolo lo userai per guardare.